Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Yakuza Like a Dragon. L'episodio scorso abbiamo continuato a combattere nelle arene e devo dire, mi sono divertito anche parecchio. Praticamente ho livellato. Eh sì. Adesso continuiamo con la trama principale, se non ci sono altre cose da fare. Oddio, c'è un banco dei pegni. Andiamo un attimo a vedere. Secondo me in questa zona, in questa mappa, piccola mappa, ci si potrà tornare. Qualcosa mi dice che sì, però... diciamo, vorrei fare tutto... Pranzo bento, va bene. Comunque tutto prima di andare via e tornare alla nostra mappa di Yokohama. Tanaka Moemi no sign ga aru. Dare da sore? Ma, iwairu chika idol tte yatsu da yo. Hei, Namba soui no suki datta nda na. Betsu ni suki ja ne yo. Ichidiki chotto kyoumi ga atta dake de sa. Ha? Kono taipu no sign o kaite ru tte koto wa. これは 6 年くらい前のか。結構レアだな。ちょっと興味あるわりには詳しすぎんだろ。いや、萌えぽんのこの書き方はセカンドのレコ発ツアーの時のだ。あんたも? Sì, siamo fermi e a prima occasione torneremo al bar a far salire il nostro a sbloccare il nostro legame. Qua posso vendere? Posso vendere? Ma dai. Ma questi sono equipaggiati, appunto. Ma a parte che non ho proprio bisogno di soldi, quindi per quanto mi riguarda potrei anche vendere. Anche perché ho cose che non indosso affatto. Però fammi vedere. Fammi vedere cosa posso comprare, va. Allora, bastone, borsa, sciabola. Cappello da ministro, da difesa, però aumenta i danni di attacchi ustionanti, elettrici e gelidi. Palla, vediamo. Attira pugni. Vabbè, cose che non è inutile che compro perché tanto non le usiamo. 1.000.000 di yen costa questo. Lanciarazzi. No, ma questi oggetti praticamente non li sto usando. Qua abbiamo i CD, vabbè. No, potrei giusto un pochettino magari liberarmi l'inventario. Tipo questo. Questo qua posso anche venderlo. Questo posso anche venderlo. Questo posso venderlo. Giusto. Esatto, da quegli oggetti che sennò. Ok, questo. Sì. O meglio, sì. Cappello da pirata l'avevo creato, ma ormai. Ok. Cappello da comandante. Ah, ecco, non puoi vendere oggetti equipaggiati. Giusto, giù, meno male. Ma non è equipaggiato, è equipaggiato questo. Ah, sì, ce l'ha. Ok. Ok. Ecco, qui aspetta un attimo. Aspetta un attimo, giusto togliere quelle cose un po' inutili. Bandana dell'ardore. Ah, questa è equipaggiata, scusate, equipaggiata. Vabbè, direi, dai, va bene così, su. Sì, dai, tanto di soldi non ne ho bisogno, guarda, però vado qui. Vediamo di recuperare un po' la vita. Prendo questo, questo, questo e questo, così. Itadakimasu. Itadakimasu. Bonus, attacco leggermente aumentato. Ma è il secondo che capita. Arigatou gozaimashita. Ok. Va bene. Comunque mi sa che abbiamo livellato un bel po' anche per la trama principale, quindi era di qua, eh sì. Beh, ci abbiamo compagnia, ma io
andiamo. Diamo un attacco. Vabbè. Ok. Questo andato. Eh sì, direi che li abbiamo potenziati per bene. Ok. Allora, andiamo qua. Beh, qui. Qui c'è una valigetta, aspetta. Ah, devo prendere il taxi, forse. Sì. Dov'è che dovevo andare? No. Ah, qua. Taxi per la sede dell'Alleanza Omi, forse. Vediamo, aspetta. Tanti soldi non sono un problema. Mitsuka. Osseyo. Itsuma de hottarakachi ni suru ki de, kore? Sumimasen, Ariki. Kocchi mo nakanaka hitori ni narenakatta mon de. Ima doko ni in dai, omae? オウミ連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか?さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え?見えるって?兄貴!じゃもしかして今?おう!呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちもオウミの本部に来てる。すぐ目の前だ。 なんで来ちゃってるんすか?もう荒川の親さんも中にいるんだろ。え?いますよ。いますけど、もうでも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。とにかく一度そこは離れてください。本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。やばいですって。全然やばくねえよ。大海の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。 中にですか?冗談言わないでくださいよ。メツ、俺は親さんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから、俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろ?もういい。おめえが止めても、俺行くぞ。待ってくださいよ、兄貴。親さんは本部のどの辺にいるんだ?いや、だから。まだ教えねえつもりか?そうか、そうか。じゃあ。 中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、親さんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。兄貴。でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。親さんは本部の奥、龍の間って部屋にいます。龍の間だな。 一人でいんのか?いえ、客人と一緒です。3人ほど。分かった。ありがとな、ミツ。兄貴マジでやるんすか?よし。親さんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ。行くのは俺一人でいい。大丈夫だ。なあ、みんな。俺 ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今更何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。
物を持ってきたよ。おかもちがあったから拝借してきた。まあ大阪は楽しませてもらったけど、俺だって観光に来たわけじゃないよ。これでスムーズに侵入できればいいですね。みんなありがとうよ。Sì, ci imbuchiamo così. Ore! Oku ya, oku! Masumi itte, oku no chūshajō ni irete kure! Sore wa hikaesu na. Basho wakaru ka? Wakaran. Oi, dare ga annai shita tte ya? Ne. Kochi ya de. Demai no hito tachi, ashimoto o kiitsukete na. Homma minna hara sukashi toru sakai na. Demai o kubi nago o shite mattottan ya de.あと何台止めれんねん。あ、誰か確認せや。おい、酒井はまだかいな。酒井が来とるんちゃうか。おやさんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。Possiamo entrare ovunque con lui, eh? Nonostante gli abiti. Allora.Aggiungi la sala del drago. Aspetta. Pietra misteriosa. Pietra misteriosa. Chiave del dio della guerra.Chissà se quella è una guardia. Oh. Probabile. Sono sicuro che non vogliono tra i piedi gente come noi. Se la nostra copertura salta, saremo nei guai, Kasuga. Qual è il piano? Siamo arrivati fin qui, no? Proseguiamo. Immaginavo. Almeno proviamo a non farci beccare. Ah. Sì, ovvio. Seguitemi. Sì, sarà. Sarà facile. Ah, madonna, aspetta. Cioè, ma, però secondo me gli scontri non penso che facciano fallire. Vediamo. Io provo a evitarli. Attenzione. Ah, qui è un vicolo cieco, però. Ah, di qua. Ok. Per lega. Occio. Qua. Set sushi. Qui arriva uno. Aspetta. Devastiamo tutto. Ok. Oh, ho evitato, Dai. Ok.Era qui davanti, vabbè. Sì, ma tanto lui, dai. È debole. L'abbiamo.次は気をつけるよ。Me lo son trovato davanti, insomma. Aspetta. Che razza di porta? Pensate che sia la sala del drago? È l'unico posto che dà quell'impressione. Beh, lo scopriremo. Andiamo allora.Andiamo. Aspetta. Lingotto d'argento. Ah, di qui non mi fa andare. Ok. Steno.
Cassaforte. Aketemiruka. Aitaze. Geta di ferro. Aketemiruka. Yattaze. Bracciale sconsacrato. Kit pronto soccorso. Calza stringente, vabbè. え、龍の間に行くとこなんすけど。龍の間やったらそこの階段上がったとこやけど。お前ら代行に呼ばれたんか？代行？荒川のやっさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内の門をよこさずや。なんで案内の門はついとらんのや？ いや、どうなんすかね。今日は皆さん、お忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってって言われたんや。どこの組のなんちゅうやつや。いや、誰だっけな。怪しいの。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は？ 俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで、名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう遅え、仕方ねえだろ。ふん、なんやめでたい名前やの。<笑>よく言われます。<笑> 助かったってか。代行が神室町で訴ったやつや。何しに来たんや、笑え。バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ、一気に行くぞ。やる気か、中東や。おもろいやんけ。やってもらう。私の番ですね。 Proviamo. Li secchiamo tutti. Quasi. Fa questo. Ecco. No, facciamo così. Ok. まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日。 仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね、助かるよ。みんな、あんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。 なかなか人を見る目あるやないか。<笑>おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。分かってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。よう、眼帯のノリの良さげなあんた。
なんや。昔東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん。まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみや。あlui io l'ho già visto in qualche foto su internet。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか。真島の兄弟アホぬかぜ兄弟、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうついてしゃあないわ。行くで、真島ゴロカキや。Mi sa che è un personaggio di qualche capitolo precedente. E scommetto che anche la musica è una citazione. Proviamo. L'ho stordito. Non l'ho paralizzato. Fa un bel danno. E io andrei di parafulmine, eh? Ah, resiste. Resiste. Proviamo. Abbiamo previsione fulminante, vediamo. Oh, non si paralizza. Vediamo. Diciamo vi voglio bene, dai. Ok, ce l'ha con lui, oh. Allora, facciamo proviamo questo Turbo Raffica, vediamo. Comunque i danni li facciamo, ma lui ha, mi sa che ha tanta vita. Adesso facciamo, proviamo schiaffo gigamonetario. Ok, qua facciamo splendidamente qui. Curiamo Kim. Si è quadruplicato. Allora, vediamo se riesco a risolvere subito. È triplicato. Beh, hanno comunque una bella resistenza anche i cloni. Facciamo. Saprei. Facciamo fendente diabolico, dai.
Vediamo quanto li togliamo. No, resiste, resiste. Facciamo concerto a sorpresa, vai. Pensate, wow, toglie tantissimo agli altri. Ok. Urca, ha paralizzato Namba. Ok, possiamo agire? Sì, sembrerebbe di sì. Facciamo allora previsione fulminante, va. Ok. No, non mi colpire Namba. Qua bisogna usare. Aspetta, dopo chi tocca? Quello. Facciamo oggetti. Curiamo Namba, va. Io direi con questo, va. Vai. Ok. Ok, adesso facciamo. Vediamo, possiamo chiamare qualcuno. È tutto eccezionale. Allora, allora di notte. Kenesse e sua amica Kagoshi sono qui a fare danni. Ammira i crostacei che tenaglie levate in alto tagliuzzano e a volte avvelenano la preda. Probabilità di avvelenare. Vediamo. Vai, chiama Nancy. Nancy Chan, flagello dei crostacei. Oh. Ah, però li ho avvelenati. Molto bene. Facciamo relax. E facciamo. Proviamo alito infuocato. Ah, è debole, vai. E con lui facciamo. Proviamo tiro rapido su di lui. No, resiste. Vabbè. Ok. Allora, andiamo di. Proviamo un attacco di squadra, vediamo com'è. Ah, però forse non c'è Namba perché è paralizzato. Vabbè. Infatti, vabbè. Toglierà poco. Vai. Solo
entrato lui. Sì, tranquillo. Allora, io direi... attacco e usiamo l'attacco, va. Facciamo spazzata rotante, va. Non capisce niente, tolto pochissimo. Ah, è guarito, molto bene. E gli facciamo fare un pisolino, però. Una manciata, no, facciamo questo, va. Ok. Aumentato la schivata e l'attacco. Facciamo break dance. Ah, due ha resistito. Ho preso anche Namba, no? Non abbiamo tantissimi punti tecnica. Non saprei. Magari chiamiamo lei, va. 3000. Direi che lo possiamo permettere. Ok, una bella iniezione. Facciamo. Cos'è che aumentava? Diminuiamo. Andiamo a tenere la difesa bassa. Non ha aumentato il voltaggio, vabbè. Aspetta. Facciamo. Vai. Ok. Porca vacca, che botta. Facciamo. Proviamo assalto fatale. E insistiamo su di lui, magari sto via di mezzo. No, mancato. Dopo chi tocca? Lui. Facciamo fendente diabolico. Di lui, vediamo, tagliamo però. Resiste. E noi ci curiamo invece. Forza. Ok, facciamo. Erano vicini, porca vacca. Aspetta. Non si avvicinano più. Ora facciamo. Vediamo, ho sbloccato qualcosa. No.
Dai, aiuto il suo capo. Sta gasando. Non saprei. Proviamo mulinello, però devono essere vicini. Giusto per prenderli tutti e due. Aspetta, ci ho tolto parecchio. Qua direi che devo cambiare Namba con Saeko. Sì, cambia personaggio. Ok. Poi teniamo la salute per sicurezza. Non c'è qualcosa. 200. Questo. Che se muore Ichigo siamo finiti, quindi. Ok. Ok. Porca vacca. Ok. E contro di lui. Proviamo il tiro. Difesa. Porca vacca. Ok, con Ichigo attacchiamo. Proviamo. Cavolo, resiste. Allora, curiamo tutti qua. Un certo marco. Canzone magica. Ok. E direi. Proviamo. Potrei fare questo attacco con lui. Meno male che è avvelenato lui. E piano piano sta andando giù. Facciamo salto fatale. Ma cavolo, resiste a tutto questo. Caracca. Trovare il suo punto debole. Trovare il suo punto debole. Facciamo senza parafulmine. Resiste. No, la vita stanno tutti bene. Questo? Una potente tecnica che raduna i fan per un concerto solista causa gravi danni a un nemico. Più nemici vengono ammaliati, più i danni sono elevati. Facciamo questo. Dai che manca poco. Vai. Ok. Mm.
Andiamo, facciamo, premo questo. Resiste, resiste. Ah, come prima. Ha resistito bene. Adesso curiamo tutti con canzone magica. Ok. Facciamo. Non mi ricordo se ho provato lo schiaffo su di lui. Proviamo. Sì, è inutile. È inutile. Vai. Oh, voltaggio 3, molto bene. Zarola. Tiro rapido, vediamo tiro rapido su di lui. Ah, forse tiro rapido, guarda, l'ho trovata la mossa. Porca vacca, si è messi. Aspetta. Ok, curiamo. Tutto bene. E qua facciamo la essenza. Essenza. Sì, su di lui, anche se prende tutto. Ok. Oh, un andato. Molto bene. Facciamo tiro rapido. Io andrei di Pestamici e chiamo, c'era uno, aspetta. Forse non è di... No, aspetta, c'era anche un altro che ricarica. Ah, ecco. Ah, no, non posso chiamar... No. Ah, la gallina, non posso chiamarla. Non lavora di notte. Vediamo, chi posso chiamare? Essere inorridito e spaventato di fronte alla capricciante opera del figlio del macellaio. Dilania le carni nemiche con affilato acciaio e può spaventarli a morte. Però lui era resistente alle lame, mi pare. Un masochista che ha goduto dei molteplici sofferenze ti insegnerà come neutralizzare il dolore. Torpidisci temporaneamente la squadra che avvertirà malapena gli stimoli esterni. Facciamolo, dai. Chiamiamo un po' di Pestamici, non l'ho mai fatto. L'ho fatto poco. Difesa, perché lui picchia, lui picchia parecchio, quindi tiro rapido. Adesso facciamo. Ah, ciclo, sì, diminuiamo la difesa, giusto? Giusto. Ok. Proviamo. Fa niente. Facciamo fendente diabolico.
ら来いよ。私の番です。Tiro rapido. Ha finito i punti tecnica e io li pristinerei un po'. 300, facciamo 100, va. Aspetta. Ok. Ok. La difesa no, luce d'attacco. Non saprei. Proviamo la magia, so. Resiste. Io farei ancora il tenente diabolico, che gli ha tolto un po', infatti. Quasi morto, vai di tiro rapido. Ok. Questo decisamente è stato lo scontro forse più impegnativo. Erano forti tutte e due. Ok. Non ho mai chiamato così tanti pestamici. こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。Faccia da pazzo, però. Sokomade da. Kenka no tsuzuki wa asu made tottoite kuru ne ka. Ichi. Oi. Moshikashite aitsu ga? Ah. Arakawa da. Oyasu-san. Ichi.こちらは東条会六代目堂島会長だ。東条会の六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東条会荒川組春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした？二人ともまたやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ荒川。大丈夫だ、俺も意地を打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。
続きは今度やな。春日が一番。座ってくれ、イチ。よかったら、そちらの皆さんも。それじゃ、失礼します。会長はじめ、真島も冴島も、こちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前の、カムロ町参詣作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。カムロ町の参詣作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東条会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おい、イジ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東条会を裏切ったわけじゃない。東条会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。え、俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカムロ町参詣作戦で東条会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなこと。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。正人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。正人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城は正人を俺よりも甘やかしちまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だから正人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が正人の頼みを断ったとして、正人はおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東条会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長は正人とは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もじじい殺しやな。そのじじいの中にはお前も入っとるで、兄弟。
もし登場会の情報を引き渡さなければ荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。登場会の大門が奴隷の証？ふん、言い過ぎたか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですかあんたらは。まさか渡瀬ってのを襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東上会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。近江と東上会が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃん。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。店がそう言ってなかったか一番。あ、sì, ma una volta sciolto i gruppi, che a parte il clan Tojo pare non esista più, però cioè ci sono l'alleanza Omi. Naruhodo. Yube wa sore de Oyasu-san to hanashi ga dekita tte wake desu ka. Taku mo, ore ga te maasu no matte kureriya smoothu ni itta no ni. Ore no seikaku wa shitten daro. Matasete omei ga warui in da.真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて、話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ俺。他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな、余計なお世話だ。おめえには関係ねえだろ。まあとにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所した本部に来ます。おやすさんも登場会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやすさんの信じる正解だって言うんなら俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやすさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で言ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。cioè senza combattere praticamente. Però adesso aspetta. Ichiban, se quello che ha detto Rakawa-san è vero, dovremmo considerare domani come il nostro ultimo giorno. Che senso? Una volta raggiunto il QG della Omi non si torna indietro. Sicuri di essere pronti?
Ah, posso chiamarlo? Ok, anche lui, ok. Cosa fanno? No, sì, scusate, aspetta, così. Disperati mentre il cane pazzo di Shimano si abbatte sul campo in tutta la sua folle furia dalla cima del suo impero. Innumerevoli pugnali colpiscono tutti i nemici. Può causare paralisi. Pioggia demoniaca. Ciclone della tigre. L'uomo sospettato di aver trucidato 18 yakuza piomba sul campo con il suo tombino e una miriade di danni collaterali. Abbatte tutti i nemici e riduce notevolmente la difesa. Lui deve essere forte. Ma anche lui. Va bene. Va bene. Allora facciamo così. Perché io prendo il taxi. Ma non vado al QG. Vado. Per Isezaki Jincho. Esatto. Perché andiamo al bar. E fare una cosa, io non so come interpretarlo il messaggio di Namba, cioè ultimo giorno in che senso? Cioè che è il classico punto di non ritorno e che quindi andando avanti a vedere. Ah, qui c'è una missione secondaria, vedi? Qua me ne mancano 12 in teoria. Allora adesso facciamo così. Adesso andiamo al bar. Dov'è qua? E portiamo su il legame di, insomma, di tutti quelli che hanno il lucchetto. Poi facciamo, c'è una missione secondaria lì e la facciamo. E poi vediamo, perché a sto punto stavo pensando, se non sbucano altre missioni, io la loro storia la voglio vedere, cioè la storia di Zao, Namba. Anzi, Namba mi sa che concludiamo. A vedere. Sì, livello 5 è il massimo, perciò con Namba concludiamo la sua storia. Però ci manca Zao, ci mancano un po' di livelli, e anche Kim. Perciò io pensavo magari di combattere così e livellare nel mentre, per portare su il legame con Zao. Vado un po' di volte al ristorante anche, che lì sale di più il legame, ho notato. Vabbè, intanto salvo e praticamente noi ci vediamo al bar.